con l'ultimo intervento di Diego Rizzuto, che chiuderà semplicemente premettendo, ritornando un po' a quello che ho detto all'inizio, facendo un po' un parallelo tra i due tipi di consumo, tra due tipi di consumo un pochino borderline, diciamo così, che sono il consumo per esempio di tabacco, di alcol, che è appunto legalizzato, e il consumo di gioco d'azzardo, che è legalizzato, invitandovi insomma a fare il confronto tra questi due tipi di legalizzazioni molto diverse. In un caso, quello dei consumi di alcolici o di tabacco, con l'obiettivo di calmierare il consumo, di controllarne la diffusione; nel caso del gioco d'azzardo sembra esattamente il contrario. Naturalmente ci sono molti aspetti che corroborano questa tesi. Per esempio, banalmente, il fumo è vietato alla pubblicità, il gioco d'azzardo è pieno a pubblicità, è piena pubblicità, la TV, così come le squadre di calcio, così come sul web, oppure i pacchetti di sigarette ormai da anni hanno delle indicazioni forzatamente inserite per dissuadere dal consumo di alcol, cosa che nel gioco d'azzardo potrebbe essere ipotetico. Quindi io quello che chiedo a Diego per chiudere, visto che loro hanno avuto in questi anni molti contatti con tante realtà associative attive sul tema, anche con attive dal punto di vista politico, anche con gruppi, con comunque diciamo iniziative parlamentari in corso, di darci, se quello che secondo lui adesso è il quadro o l'idea a cui diciamo si sta cercando di tendere, per fare qualcosa perlomeno per correggere questo tipo di legalizzazione che è sbagliata. Sì, so che tardi, sarò veramente brevissimo. Ci sono le cose che si devono fare, si sanno: abolire la pubblicità ovunque, facile, non si pubblicizzano le sigarette, non si deve pubblicizzare neanche il gioco d'azzardo. Non esiste che Totti con la maglietta 10 del 10 e l'8 faccia la pubblicità del 10 e l'8, non esiste che Visio faccia la pubblicità del 10 e l'8, non esiste che dopo la finale di Champions League la prima pubblicità è un primo piano di due dita che fanno lo slalom come se fossero su un campo di calcio, ma il campo verde in realtà è il tavolo di poker, il pallone è una fiche e le dita sono di, qui si chiama quel giocatore che giocava nell'Inter, un po' ciccione adesso, Ronaldo, zoom fuori e dice: io sono il poker, Ronaldo, prima pubblicità appena finita la partita di Champions League, quindi la pubblicità va lì. Secondo, si può intervenire eliminando le piccole vincite e le quasi vincite, si può intervenire matematicamente, mettere un limite matematico, per esempio dire la vincita minima deve essere di pari a 10 volte l'importo della giocata. Sarebbe facilissimo. Quello che succederebbe sarebbe che praticamente la gente vincerebbe molto più di rado e troverebbe meno attraente il gioco, cioè restituire ai giochi gli ingredienti che avevano all'inizio, le caratteristiche del biglietto della lotteria, che c'era un'estrazione a settimana e la gente si dimenticava addirittura ogni tanto di andare a controllare se aveva vinto. Non c'erano le piccole vincite: o vincevi 10.000 euro non vincevi, cosa succede? Compravi uno, non vincevi, compravi un altro, non vincevi, compravi del quarto, non lo compravi. È più difficile sviluppare la dipendenza, poi il ritmo di gioco va ridotto e poi le slot vanno tolte dai bar. Il gioco d'azzardo non si può eliminare ormai, cioè, però va inserito in luoghi molto controllati. I giocatori chiedono con forza il diritto a auto-escludersi dai luoghi del gioco. Adesso nel documentario di Leli viene raccontato proprio giocatori che in momenti di lucidità dicono: io vorrei tanto che mi vietassero di entrare in una sala slot, peccato che vado per la città e trovo nel bar la slot. No, se le slot e i luoghi del gioco fossero come in Francia, in tanti piccoli casinò in cui all'ingresso ti chiedono il documento e se hai deciso in un momento di lucidità di autoescluderti non ti fanno entrare, quello sarebbe un altro passo facile, semplice. Insomma, le cose da fare in realtà si sanno, però poi difficile fare. Noi, per darvi l'idea, chiudo, abbiamo chiesto un'idiozia. Una volta, eravamo nel 2012, c'era il ministro della salute, Balduzzi, un'idiozia, abbiamo chiesto sul retro dei grattevinci: come mai non mettete le probabilità di vincita, una roba che non salverà neanche una persona dal gioco d'azzardo patologico, inserire le probabilità di vincita sul retro? Siete d'accordo? Non è che una persona, se dietro c'ha le probabilità, improvvisamente non gioca più quel grattevinci. Quindi un'idiozia, non gli avrebbe fatto perdere un cliente, però è come il bugiardino
cartellino del farmaco, no, mettiamo, non lo legge nessuno, ma mettiamo. E cosa hanno fatto? Hanno messo una legge, Balduzzi l'aveva fatto nel primo decreto legge, poi ci sono 60 giorni in cui viene convertito in legge, viene snaturato, e una legge, un articolo di due righe che diceva è obbligatorio inserire sul retro di ogni tagliando la probabilità di vincita, è diventato, dopo il passaggio alle Camere, è obbligatorio inserire la probabilità di vincita sul tagliando ove ci sia lo spazio. Cosa fa a dimostrare che non c'è lo spazio sui gratta e vinci? Ovviamente si sono attaccati a sta cosa e su nessun tagliando hanno messo probabilità di vincita, si trovano sul sito. Noi abbiamo trovato un gratta e vinci, lo raccontiamo nel libro, identico a uno italiano, in Italia si chiama 7,5, in Spagna si chiama 7,5, è identico, lo stampa una società italiana anche in Spagna, sono larghi uguali, alti uguali, sul nostro italiano dietro non c'è lo spazio per la probabilità di vincita, su quello spagnolo identico invece la probabilità c'è, perché nel resto del mondo ovviamente le probabilità le mettono, oltre al numero verde da chiamare se hai problemi con il gioco d'azzardo. Cavolate come queste, cavolate stupidissime, non si riescono a fare, quindi questo vi dà il quadro a Roma di quanto sia difficile ottenere delle cose microscopiche, figuratevi delle cose come un pochettino, volevo lasciarvi con tutto sto pessimismo, però insomma non è facilissimo in questo momento ottenere. Basta, volevo aggiungere solo una cosa. Allora, il libro, se vi interessa, è un libro difficile da trovare, sembra che ci vogliamo vendere sto libro, sappiate che noi vendiamo guadagneremo un euro lordo dalla 1201esima copia da questo libro. Per noi è un modo per diffondere conoscenza, non guadagneremo nulla, è una cosa che dovevamo fare, ci abbiamo messo 3 anni, sentivamo il bisogno di farlo e di mettere tutto quello che abbiamo riflettuto in questo libro. Se volete c'è la possibilità dietro di prenderlo, se no si trova su Amazon, su IBS, un euro lordo da 1201esima copia in poi, quante ne ha stampiate l'editore? 2000, quanto conta di venderne? 1500, quindi se va bene noi ci faremo 300 euro lordi fatturati, perché se lo comprate facciamo lo scontrino ovviamente, fatturati, siamo in 3 società, scorporiamo l'IVA, dividiamo per 3, togliamo le tasse, 50 euro a testa questa operazione, forse di meno, dice sa. Però insomma ci tenevamo a farlo, volevo che capiste lo spirito con cui abbiamo scritto sto libro. Non ci si arricchisce, lo dicono tutti quelli che scrivono i libri, dicono non ci si arricchisce, io non ci credevo, poi è scritto, è proprio vero, non si guadagna niente. Grazie.